Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Maggio 2022. Dopo quasi 2 anni e mezzo di prigionia, tornano a casa 34 uomini del battaglione Azov, impegnati nella difesa di Mariupol e protagonisti del lungo assedio all'acciaieria Azovstal. Lo scambio con i russi ha riportato a casa 95 ucraini e altrettanti soldati russi. Si tratta del 58esimo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. In totale sono 3.767 i soldati ucraini tornati a casa, grazie a un accordo tra le parti. A commentare il rilascio, il presidente Zelensky. La notizia del rilascio dà forza agli uomini della 12ª Brigata Azov e solleva il morale. Ci sono ancora 900 soldati prigionieri. Vi do il benvenuto nella vostra patria e vi ringrazio per la resilienza. La figura dei componenti dell'Azov è molto discussa. Fino a giugno dello scorso anno, gli Stati Uniti, in applicazione della cosiddetta Lehigh Law, vietavano la fornitura di armi americane al battaglione, divieto risalente al 2014, anno dell'annessione della Crimea da parte della Russia, quando il battaglione nacque come formazione paramilitare ritenuta responsabile di violazioni dei diritti umani. Tra le unità più capaci delle forze ucraine, gli uomini dell'Azov hanno difeso Mariupol per 86 giorni. Zelensky ha affermato che tra i 95 militari rilasciati ci sono anche elementi delle forze armate ucraine, della Guardia Nazionale, della Difesa Territoriale, delle Guardie di Frontiere e della Polizia. Già a luglio 2023, 215 combattenti dell'Azov erano stati rilasciati dalla Turchia. Tra i soldati restituiti a Mosca, diversi coscritti catturati dagli ucraini nell'oblast di Kursk, oltre a combattenti mobilitati e soldati a contratto, tra cui Kadriovsky, le truppe che prendono il nome dal leader ceceno Ramzan Kadyrov. È proprio il Kursk la regione dove si è registrato negli ultimi giorni il maggior numero di nemici catturati per entrambi gli eserciti, come conferma l'analista geopolitico ucraino Viktor Kovalenko. In quel contesto le forze sono più mobili e le posizioni meno fortificate rispetto ad una situazione cristallizzata lungo il resto della linea di contatto. Inoltre, la tattica russa collaudata di penetrare la difesa con piccoli gruppi è più efficace a Kursk. Dal fronte intanto arrivano notizie di ulteriori progressi russi nel Donetsk, in direzione di Pokrovsk, con il parziale accerchiamento di Selidove. Progressi anche a Vuhledar e nel Kharkiv, dove si registrano avanzamenti delle truppe di Mosca in direzione di Sinkivka. E per oggi è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.